tre società bresciane si uniscono per dare un futuro al rugby bresciano, nasce il mini rugby. Come nasce questa iniziativa? Dal 2019 che le tre società si stanno parlando e siamo arrivati a concludere la cosa l'anno scorso. L'idea è proprio stata quella di condividere quelli che sono i valori reggistici e cercare di trovare una unione che possa portare i nostri giovani a vivere un'esperienza di tutto rispetto e di grande livello con tecnici e dirigenza che ne supportano. La Francia Corta si sposta verso Brescia. Siamo partiti dalla Francia Corta, diciamo che l'abbiamo consolidata e adesso abbiamo un po' allargato, diciamo, la nostra esperienza anche agli amici di Brescia, ma con l'ambizione poi di estendere anche alle altre società. Brescia comunque è il stesso luogo, quindi è più attrattivo sicuramente che non la nostra Francia Corta, che comunque ha già dato un buon segnale dei termini di reagistici, quindi riteniamo che il progetto espansivo di cui abbiamo iniziato possa essere esteso anche al più probabile e poi ad altri che potremmo far parte di quelli. Dopo il saluto iniziale del vostro presidente, Brescia come accoglie la Francia Corta? Nel migliore dei modi, vi serve. Io non farei. Il grande limite del rugby bresciano è sempre stato quel campanile, secondo la nostra opinione. Noi stiamo cercando di andare oltre questi modelli, stiamo cercando di costruire un progetto che si basi sulla reciprocità, sulla capacità di investire sul territorio, investire sui giovani e soprattutto costruire un progetto di qualità, come diceva Tozzi prima, che non è solo quello tecnico ma anche quello del campionato con cui abbiamo a che fare. Quindi non ci sono separazioni tra Brescia, Francia Corta, eccetera. Per un grande progetto, grandi nomi. Beh, l'abbiamo visto durante la presentazione, i nomi sono, diciamo, altisonanti. Abbiamo Michael Exoblex, ma che da anni fa formazione e responsabile del sviluppo club a livello, diciamo, internazionale. Abbiamo Sergio Zotti che collabora con noi, altrettanto un coaching importantissimo e di livello, e questo dà sicuramente un tono superiore alle nostre ambizioni. Dalla tua esperienza con i grandi nomi nel mondo del rugby arrivi al progetto Brixia. Il primo compito, quello più importante, la comunicazione? Sì, la buona e sana comunicazione, hai detto bene. Io ci tengo molto perché la comunicazione è fonte di motivazione, è fonte di sinergia, è fonte di diventare anche una squadra attraverso la comunicazione buona, sana, cortese, la comunicazione del sì grazie, anche del piacere di farsi complimenti, porta molto lontano. Nel video di presentazione che ti ha accompagnato, una grandissima azione di squadra, quando gli atleti comunicano davvero tra di loro. Sì, e Pierre Vilpré era l'artefice di quel successo, no? Quando gli atleti comunicano tra di loro anche attraverso un messaggio non verbale dei corpi, perché noi ci capivamo a memoria, perché Pierre ci aveva dato veramente l'essenza di questo sport, attraverso il gioco, perché il vero maestro del gioco da rugby è il gioco stesso. Mike, arrivi al progetto Brixia, cosa hai trovato? Il progetto è un po' diverso di ogni progetto lavorato prima, come all'Aquila, Verona, ma dopo un mese ho guardato come funzioni Brixia, anche il tre club, e per me il progetto e la strada è molto aperta. Abbiamo giocatori giovani, hanno un'abilità molto alta rispetto all'altra società come Benetton, Verona, Rovigo, così. E però dobbiamo mettere una struttura forte, in ogni caso come allenatori, giocatori, amministratori e così, e creiamo una cultura di crescere ognuno insieme. Radio Brescia.